Ci sono due spine nel fianco. La prima riguarda Due questo, già sono due nel già è senso, troppo buono, due di diciamo. quelle di cui vogliamo parlare in questo senso. La prima riguarda questo taglio dei fondi che riguarda la Campania. Il secondo è questa battaglia che è esplosa tra Campania e Puglia sul Pomodoro. pomodoro. Allora, cominciamo dal primo, di che cosa si tratta e qual è la problematica principale, e poi arriviamo anche al secondo. Allora, la problematica è questa qui. Noi abbiamo avuto la PAC, il ciclo di programmazione 2014-2020, per l'agricoltura ha avuto un periodo, diciamo, aggiuntivo di proroga, diciamo, nel quale 2021-2022, nel quale vige il principio nuove risorse con le vecchie regole. Dal 2023 partirà la nuova programmazione. Allora, in attesa della definizione dei criteri per la nuova programmazione, di ripartizione della nuova programmazione, tra il 2021 e il 2022, diciamo, tutti pensavamo che rimanesse il criterio storico, cosiddetto storico, cioè il criterio più o meno corrispondente a quello con il quale l'Unione Europea ha ripartito le somme tra i vari paesi. In base a questo criterio, che è basato soprattutto sul ritardo dei singoli paesi rispetto alla media europea, l'Italia ha avuto 500-700 milioni in più. Okay? Quando andiamo poi a ripartire queste somme all'interno tra le regioni italiane, adesso ci troviamo di fronte ad una diatriba tra le regioni del sud e le regioni del nord. All'interno del comitato della Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni non abbiamo trovato l'accordo perché 15 regioni si sono opposte al criterio storico rappresentando un loro modello di ripartizione. Questo modello di ripartizione, però, è completamente contrastante con i principi che sono alla base del PSR, che è sostanzialmente un principio di solidarietà. Aiutiamo le regioni che sono più indietro. Invece loro vogliono basare la ripartizione su parametri che sono i parametri della competitività, che sarebbero più giusti, che sono giusti per il primo pilastro, ma non forse per il secondo pilastro della PAC. Quindi non c'è stata intesa nella Commissione Politica Agricola, non c'è stata intesa nella conferenza dei presidenti e il ministro purtroppo, proprio in queste ore, siamo i primi a comunicarlo. Ha comunicato, diciamo, una sua proposta di mediazione, la quale, diciamo, propone 70% criterio storico, 30% questo criterio Che tradotto in cifre potrebbe essere? e per il primo anno e per il secondo anno 30% storico e 70%, e 70% nuovi criteri, che tradotto in cifre per la Campania significa solo per questi 2 anni perdere circa 130-140 milioni. Non sono pochi. Che no, sono il 30%, 35%, una cosa assurda. Io ho immediatamente scritto al ministro, ci siamo raccordati con le altre regioni del sud e insieme stiamo definendo, diciamo, la linea che poi dovremo tenere la Commissione delle politiche agricole, che questa comunque è una proposta di mediazione del ministro. Spero che possa, come dire, rinsavire, davvero, diciamo, questa cosa può determinare un'ulteriore frattura tra sud e nord, perché, diciamo, davvero, diciamo, perdere 150 milioni solo in 2 anni, diciamo, e sommando poi tutte le altre regioni del sud, arriviamo davvero a cifre importanti per poi ridistribuire dalle regioni che sono già avanti nell'agricoltura e quindi faremo un danno doppio alla nostra Assolutamente. agricoltura. Mentre per quanto riguarda questa battaglia Puglia-Campania, come andrà a finire? Ma guardi, anche qui ho sentito il collega assessore in Puglia e ovviamente c'è un po' una visione diversa. In realtà l'IGP che si è proposta è un IGP di trasformazione. È vero che la materia prima viene diciamo, dalla provincia di Foggia, ma è pur vero che il 90% delle aziende di trasformazione di questo del pomodoro pelato, parliamo del pomodoro pelato, insiste in regione Campania. C'è da dire anche che, diciamo, la definizione napoletano è più che altro per anche ricordare
per dare un valore competitivo ad un brand, che poi diventa brand, quello dell'IGP, perché Napoli comunque richiama nel mondo qualcosa di più delle altre città del meridione. Quindi da questo punto di vista io penso che si potrà addivenire ad un accordo. Non possiamo farci, come dire, commettere l'errore di perdere questa occasione di valorizzazione di un prodotto che comunque fa davvero un volume importante in termini di fatturato nella nostra regione. Quindi siamo sul pezzo, cercheremo di utilizzare anche tutte le possibilità per addivenire ad un accordo e per individuare una via d'uscita.